Ciao Annalisa, ciao. Il 18 di settembre esce Nuda, il tuo nuovo disco, un disco in cui ti metti a nudo senza filtri, in cui mostri tutte le tue anime, quella più riflessiva, quella più leggera, in cui mostri proprio quella che sei davvero. Ci racconti un po' come hai lavorato a questo disco e soprattutto se rispetto alla versione che doveva uscire in primavera e poi è stata rimandata per il lockdown, è cambiato qualcosa o è rimasta la stessa? Ok, allora io ho iniziato a lavorare a questo disco un bel po' di tempo fa, addirittura la prima canzone di questo album è nata a fine 2018 ed è Bonsai, che è una canzone in cui io mi sono diciamo sforzata, mi sono detta ho voglia di fare un elenco di difetti, cioè ho voglia di raccontare questo, ho voglia di mettere a nudo tutto, di mettere a nudo me stessa in questo modo, anche dal punto di vista della fragilità. E da lì è nato tutto il percorso, è nato questo concetto di nuda e quindi scardinare un po' di preconcetti, costruzioni, sovrastrutture che molto spesso non ci accorgiamo nemmeno di avere, ma che ci sono, anche molto legate un po' al nostro modo di comunicare, anche ai social. Mostriamo molto, ma poi dice di più quello che non mostriamo, forse di quello che mostriamo. E certo che comunque in lockdown, con tutta questa poi attesa, no? Perché poi il disco è stato ancora rimandato, è certo che poi in realtà io ci sono tornata sopra. Perché poi alla fine, quando indaghi te stesso e ti guardi allo specchio, molto spesso lo fai nelle mura di casa, molto spesso racconti la tua quotidianità, e in questo disco c'è tanto di questo. E alla fine ne ho approfittato, no? Ho cercato di impiegare questo tempo in maniera costruttiva, facendo varie cose, e di certo ho pensato anche tantissimo alle canzoni, e infatti mi è venuta voglia di riaprire, di aggiungere, di modificare qualcosa, e alla fine sono contenta che sia andata così, perché il disco che esce il 18 settembre mi piace molto di più di quello che sarebbe uscito a marzo, perché ho approfondito un po' di cose e poi alla fine la musica secondo me deve parlare della realtà, deve essere specchio della realtà sia personale che collettiva, ecco. Un disco diviso in due lati, lato A e lato B, in cui ci sono anche quattro featuring con Achille Lauro, con Urcomi, con Cedia Rodriguez e J-Ax. Come si sono sviluppate queste collaborazioni? Allora, queste collaborazioni nascono tantissimo comunque da un incontro personale, anche da un punto di incontro che ho trovato con ognuno di loro nel momento in cui ci siamo conosciuti. Nella collaborazione con Ax, il punto di incontro è il voler scardinare lo stereotipo, il preconcetto, no? Vedere le cose a modo proprio. E con Chadia il punto di incontro è voler mostrare gli artigli a volte, perché a volte c'è bisogno di affermarsi, no? Come persona, e senza sentirsi la metà di nulla, no? Ci bastiamo. E il punto di incontro con Urcomi è la voglia anche di indagare la malinconia a volte, non soltanto i momenti di forza, i momenti positivi. E il punto di incontro con Lauro è il fatto di usare, voler usare la musica per tirar fuori un lato più folle, un po' di malizia, un po' di gioco, ma sempre portando avanti un contenuto. Tra le tracce c'è A te cosa piace fare, che parte dall'idea dell'amore per poi allargarsi a un concetto più universale, inteso anche come apertura verso l'altro, verso il diverso, verso il confronto. Quindi un messaggio anche importante in una società come quella odierna, in cui il diverso viene visto sempre in maniera, diciamo, negativa, o comunque come qualcosa da combattere, come qualcosa di sbagliato. Quindi anche un messaggio importante che mandi attraverso questa canzone. Ci racconti un po' come è nato questo brano? Sì, come hai detto tu, guarda, in realtà appunto nasce inizialmente come un racconto a due, però già nel titolo, già nella domanda A te cosa piace fare, in sostanza io sto chiedendo tu chi sei, indipendentemente da quello che mostri, ma tu chi sei? E quindi credo che il modo migliore di descriversi sia raccontare cosa ti piace, ecco, cosa ti piace fare.
Poi questa domanda in realtà si allarga, come giustamente hai notato, e si allarga nei confronti proprio di tutto quello che è diverso. Io sono sempre affascinata e attratta dalle cose che sento diverse da me, no? Che sento lontane, perché molto spesso scopro che non lo sono e penso fortemente che sia sempre così. Scopro che alla fine i punti di incontro ci sono sempre, alla fine ci aggiungiamo. Ecco, io penso che nel momento in cui si interagisce tra persone, esseri umani apparentemente lontani, si scopre di essere in realtà molto più vicini. Nella title track Nuda c'è una frase che è un po' il manifesto, insomma, del disco in cui tu dici: sbaglio meglio da sola, ora lo so. Questa consapevolezza deriva, non so, magari da dei consigli in passato che ti hanno portato poi a commettere degli errori, da cosa nasce? Io credo che questa consapevolezza un po' in più, ancora non totale, ma un po' di più, nasca da un'esperienza, cioè dal fatto che si va avanti, si cresce, si cerca di migliorare, si impara sempre di più, e io sto imparando questo, che alla fine è meglio sbagliare da soli, cioè fare di testa propria a volte, chiaramente. Sempre usando la sensibilità, l'intelligenza, ecco, però non limitarsi, no? Non in qualche modo provare a rientrare in un'immagine di te in cui non ti vedi, ecco, meglio sbagliare, ma farlo perché si credeva in quella cosa, perché ci credevi e la volevi fare, ecco. In attesa di vederti il prossimo anno nel Party sulla Luna, quest'estate ti abbiamo visto live a Battiti, poi all'Arena di Verona, in un contesto ovviamente molto diverso rispetto al solito perché c'era o poco pubblico o comunque l'arena vuota come nel caso del Powerhits. Quanto è stato bello tornare sul palco live dopo tanti mesi? Tornare sul palco dopo tanti mesi è impagabile, cioè hai proprio veramente l'entusiasmo di ricominciare. Quest'estate con le cose fatte ho ricominciato, è stato strano perché comunque quando passa un sacco di tempo poi ti ritrovi a essere emozionatissimo anche solo per stare sul palco 3 minuti a cantare una canzone dopo un sacco di mesi che non calcavi la scena, no? E figuriamoci poi arrivare all'Arena di Verona con comunque la gente, anche se era poca, però c'era, e cantare il mio nuovo singolo Tsunami, che comunque è una canzone anche per me molto coinvolgente, molto intima, è stato veramente fortissimo. Infatti è stato anche difficile, cioè nonostante io fossi super felice di essere lì e super entusiasta, ero anche molto emozionata. Grazie mille. Grazie a te.